Bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal, per chi mi vede la prima volta, e oggi vi porto un argomento che potrebbe interessare tante persone, è quello della pancia piatta, come avere la pancia piatta. Tante volte perdiamo peso, però la pancia ci rimane. Quindi come fare a toglierla attraverso dei massaggi, delle tecniche concentrate oppure mirate verso la nostra pancia. Quindi seguitemi, ti faccio vedere una foto perché io ho un piccolo problema, è quello di non documentare cambiamenti. Infatti ho imparato a fare tanti video da quando ho avuto col canale YouTube, perché prima non sono mai stata una che piaceva farsi le foto, infatti ne ho molto poco. Non documento i cambiamenti, ho imparato poco a poco, ho cominciato a fare dei video del prima e il dopo, ma purtroppo il prima e il dopo ce l'ho, sono io. Il prima, credo che ho trovato una foto di due, non di più, perché prima pesavo all'incirca più di 60 kg, io non sono una che si pesa tanto, più di 60 kg, adesso peso 54 kg, avevo perso dei chili, la pancia mi è rimasta, quindi sono secca però con la pancia e mi dava fastidio. Ho cominciato a fare questi massaggi e sinceramente ho avuto un grandissimo cambiamento. Ovviamente non solo i massaggi, l'alimentazione, infatti io uso la mia colazione Herbalife, quindi per chi mi conosce sa che io la uso e sto veramente bene, mi ha fatto veramente, perché comunque è ricca di proteine. Per chi vuole sapere di più basta che si contatta con me, però questo qua è un argomento a parte. Dunque, quindi non sto qua a dirvi quali sono i metodi per perdita peso, ma più che altro voglio parlarvi di come migliorare la pancia per la mia esperienza personale. Quindi seguitemi, vi faccio vedere. Ci sono tre tipi di massaggi che si possono utilizzare per togliere la pancia. Cintura qua che l'avevo comprata tantissimo tempo fa, che l'ho trovata nell'armadio, vi parlo di un mesetto e mezzo, due mesi fa, che mi sta aiutando, anzi mi ha aiutato tantissimo, solo che adesso mi sta un po' larga. Fantastica. Quella che mi piace in questa cintura guardate come mi mantiene la postura, che io ho un grande problema con la postura, e quindi mi mantiene la postura dritta. E infatti questa qua la uso tutte le mattine, perché per fortuna io non lavoro al mattina, tutte le mattine per fare la pulizia a casa, quindi la metto e vado a fare del molto bella, mi piace tantissimo. Vi lascio il link sotto. Non ho trovato proprio questo prodotto, mi sa che non lo vendono più, ma ho trovato un prodotto simile, ve lo lascio nella descrizione. Adesso cominciamo. Adesso cominciamo col primo massaggio. Prima di tutto abbiamo bisogno dell'olio. Io ho dell'olio di mandorle. Vado ad applicarlo sulla zona interessata. Comunque questo trattamento va bene sia per perdita della pancia, ma serve anche per tutto il corpo. Questo qua è il massaggio che faccio io per la mia pancetta. Questo massaggio lo faccio una volta alla settimana, più o meno. Questi tre massaggi lo potete applicare su tutto il corpo, sia braccia, cosce, glutei, per togliere la cellulite. Ma il prossimo massaggio, secondo me, è quello che mi piace di più e quello che uso tutti i giorni, perché è molto pratico, molto veloce e soprattutto veloce. Adesso andiamo a usare i pugni con la stessa tecnica di massaggio Kuruji, noi la usiamo sulla nostra pancia. Con dei pugni, con forza però non troppa violenza, perché non vogliamo lasciarci dei lividi. Questo massaggio segna anche la vita, renderla più stretta, più marcata, più fina.
questo massaggio io lo faccio più o meno una volta alla settimana, se ho tempo, o minimo una volta ogni 10 giorni. Adesso andiamo col mio massaggio preferito, col pettine di legno, con le punta, con i denti, con la parte rotonda, quindi non fa male. Questa tecnica qua, questo massaggio, lo potete fare tutti i giorni, anche prima di andare a dormire, appena svegli, dopo una doccia, mentre state facendo gli addominali. È molto pratico. Tra l'altro, questo massaggio qua o questa tecnica qua si usa per la cellulite, per la buccia d'arancia, per togliere il grasso da varie parti del corpo, sia braccia, gambe, cosce, ma soprattutto attiva la microcircolazione della nostra pelle. Adesso arriviamo al terzo massaggio. Come vedete, questa coppa me l'ha mangiata Cali. Per fortuna, quando l'avevo comprata, vi parlo di 3-4 anni fa, da Amazon, arrivano due. Dunque, con questa praticamente si distrugge il grasso. Questa tecnica, questa coppetta, va benissimo sia per la panza che per la cellulite e la buccia d'arancia. Come vedete, dovete prima di tutto usare un olio, è fondamentale, poi cominciamo a stringere e succhiare la pelle e passarlo per distruggere il grasso. Questa tecnica veramente funziona, basta tanta volontà e amarci tanto per farci dei belle, per avere dei risultati. Ovviamente la costanza gioca un ruolo fondamentale, più la usate più avete dei risultati ottimali. E ricordatevi che in questa vita non c'è niente di gratis. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto questo massaggio, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook, e se vi piace potete condividerlo con amici e familiari. E comunque io continuerò con questi massaggi. Bella gente, alla prossima e al prossimo video, e buona domenica a tutti. Ciao!